Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, oggi parliamo di House of Love, un libro di Nike Roar e tutti ne parlavano in giro per i social, quindi io super curiosa, anche perché io della stessa autrice avevo già letto Petali e spine e Lacrime e stelle e li avevo tipo divorati, tipo mangiati in 2 giorni se non uno, beh, vecchi tempi in cui potevo leggere tutto il giorno e divoravo così i libri. Comunque, quindi ho detto no, lo devo assolutamente leggere. Prima di tutto però, ciao, io sono Elisa e su questo canale si parla di libri a 360 gradi, vi porto recensioni di libri che leggo, wrap up, consigli, ebook, Kindle, insomma, se avete la mia stessa passione iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e commentatelo. E se a fine video volete acquistare il libro, qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon e anche un altro link di affiliazione dove sto mettendo tutti i libri che mi stanno piacendo divisi per categoria, quindi se non sapete cosa leggere potete andare una sbirciata lì. Allora ragazzi, questo è un romance, la protagonista è Essie, è una ragazza che fa equitazione e per lei l'equitazione è tutto, è molto competitiva, adora il suo cavallo, però diciamo che il suo mondo viene un po' stravolto quando nella scuderia dove gareggia arriva Cruz. Diciamo che i suoi genitori fanno un po' i salti mortali, insomma, per mantenere questa sua passione. Lei però è molto brava, quindi porta comunque a casa dei risultati e ne vuole fare proprio una professione. E quando viene Cruz, che comunque anche lui è molto bravo, si sente un po' minacciata. Inizialmente gli sta completamente sulle scatole, poi però si avvicinano, tant'è che pensa proprio di essersi innamorata. Però un giorno succede che il padre gli ha venduto il cavallo e lei non può più fare equitazione. E tutto ciò è riconducibile a Cruz e praticamente lei dice: lui si è avvicinato a me per vedere i miei punti deboli e per poi attaccarmi per farmi fuori. Così lei, completamente col cuore spezzato, si ritrova proprio alla deriva, senza il suo obiettivo, insomma, della vita. E quindi è un casino. C'è un salto poi temporale di 8 anni. Cruz è a Yale, invece Essie è ad Harvard. Cruz è molto meticoloso, studia, vuole diventare un avvocato e tra l'altro vuole entrare nella House of Bone. Praticamente è un gruppo di persone, possiamo chiamarla un'associazione praticamente, dove ne fanno parte le più grandi persone potenti, diciamo, che tirano fili. Ci sono imprenditori importanti, magistrati della Corte Suprema, parlamentari, insomma, ci sono persone molto molto potenti e fare parte di questo club esclusivo è il suo obiettivo da tutta la vita, quindi si sta impegnando tantissimo perché entrare non è semplice, potete immaginarvi, quindi devi studiare tantissimo, avere voti super alti, dover magari eccellere in uno sport e quindi lui si sta veramente spaccando di lavoro per poter entrare qui dentro. Non sa che però anche Essie sta cercando di entrare in questa House of One e anche lei ha lavorato tantissimo e tra l'altro sa che anche Cruz ci vuole entrare e quindi sta appunto lavorando per poterlo distruggere dopo tutto ciò che gli ha fatto, perché per quello che sa è colpa sua se suo padre ha venduto il cavallo, se non ha più potuto fare equitazione. Quindi in due si rincontrano. Si rincontrano, vi dico questo. Inizialmente c'è parecchia maretta. E ragazzi, questo è un hate to lover con i baffi, però. Bellissimo. È un hate to lover proprio fatto bene, perché i due dopo 8 anni proprio si odiano. Si odiano, ognuno dà la colpa all'altra per le cose che gli sono successe brutte nella vita. E quindi è scritto veramente veramente bene. C'è il doppio punto di vista, quindi sapete insomma cosa pensa sia l'uno che l'altro. E io questo libro mi sembra di averlo letto in 3-4 giorni, che per i miei standard di ora sono veramente pochi. Quindi l'ho divorato, a me la scrittura di Nike che mi piace un sacco, mi è piaciuta, infatti continuerò a leggere questa saga, che comunque questo è un autoconclusivo. Il secondo parla di un amico di Cruz che si chiama House of Pain e poi il terzo lo sta ancora scrivendo e insomma, non è stato comunque ancora annunciato, poi vedremo, insomma. Però recupererò anche il secondo perché dicono che sia molto molto bello e io non c'ho niente da dirgli, mi sono piaciute le descrizioni. Poi io tra l'altro sono stata a Yale, non come studentessa naturalmente, ho visitato il campus e ho sempre avuto una passione per Yale, grazie Yale, Harvard, una mamma per amica, chi l'ha visto sa.
E quindi non c'ho niente da dirgli. Hate to Love è bellissimo, lei molto cappuccione, ragazzi, mamma mia come è testarda, sia lei che lui, eh. Ma lei mi sembra molto più dura di testa, perché per passare oltre a quello che gli ha fatto lui ci vuole tantissimo, giustamente. E l'unica cosa, per chi l'ha letto, avrei approfondito la situazione di lei con i suoi genitori, con la sua famiglia, perché lì si parla solo della sorella, ci sono solo delle sfumature dei suoi genitori. Ecco, mi sarebbe piaciuto un confronto, vedere proprio un confronto tra lei e suo padre e sua madre, cosa che non c'è stata. Comunque, va bene, questa è solo una sfumatura, ecco. E niente, ragazzi, io non c'ho proprio niente da dirci. Come vi ho detto, ve lo consiglio assolutamente, è un hate lover. C'ha un po' di spicy, sì, come in tutti i romanzi dell'Always Publishing, non è una cosa esagerata, perché non sono dark romance, però trovate. E niente, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social, io vi mando un bacio e ciao a tutti!